Buongiorno amici e rieccoci con un nuovo video. Oggi vi parlo di un prodotto della Phantom Leaf, il loro poncho in colorazione Wasp 2 Z3A. Per chi non lo sapesse, il poncho è sostanzialmente una mantellina completamente chiusa con un cappuccio. È già da parecchio tempo che sto testando questo prodotto in vari ambienti e sono rimasto particolarmente stupito di come lavori bene in alcuni di questi determinati ambienti. Questo pattern lavora particolarmente bene in zone dove è presente del muschio, sassi, zone un po' umidine, perché veramente anche durante le riprese di questo video c'era il mio socio che mi aiutava facendomi da manichino. Mentre registravo magari mi distraevo, guardavo le riprese, quando mi giravo non lo trovavo più e mi era a 10 metri, 15 metri di distanza. Quindi veramente ci sta da Dio in questo tipo di ambiente. L'ho provata anche in altre tipologie, come vi dicevo prima, ad esempio in boschi di abeti elarici. Lì funziona sì, ma con meno efficacia rispetto a questo tipo di sottobosco. È incredibile come questo pattern abbia la capacità di adattarsi all'ambiente circostante. Infatti non occorre essere nel punto preciso specifico per riuscire a sparire. Come potete vedere nel video, spostandosi da un punto all'altro, il pattern lavora veramente bene un po' ovunque. La Phantom Leaf è un'azienda tedesca che ha studiato ed investito per la creazione di questi pattern. Ed infatti si vede che dietro c'è dello studio. Hanno creato anche altre colorazioni che spero di riuscire a portarvi e a mostrarvi, perché meritano davvero un approfondimento. Parliamo quindi delle caratteristiche di questo prodotto. Inizierei dal cappuccio, che ha questo frontino semirigido che si può modellare e dargli la forma che si vuole, al quale è attaccato questo velo, possiamo chiamarlo velo, sempre con il pattern del poncho. Questo velo ha una lunghezza di circa 60 cm e serve come copertura della replica, ossia una volta che siamo stesi o comunque posizionati con la nostra replica in braccio, prendiamo questo velo, lo appoggiamo sopra la replica, va sostanzialmente a mimetizzarla e a spezzare la sua sagoma. Infatti alla fine di questo velo c'è questo laccetto elastico da poter stringere attorno alla canna del fucile in modo che non scivoli, non cada giù. È presente un laccetto per la regolazione anche dietro al cappuccio, questo serve chiaramente per andare a stringere o allargare il diametro. Per tutta la lunghezza del poncho sono presenti, disposti a 45 gradi, queste fettuccine di tessuto che servono per poter andare ad applicare del crafting sul poncho, perché sì, lo possiamo craftare. Queste fettuccine sono già intagliate e ti permettono quindi, tramite fascette, raffia o altro, di andare a legare il crafting che vuoi applicare. Io qui ci avevo messo qualche ciuffo di Aloscreen perché stavo facendo vari test anche con quello. Inoltre nella parte frontale del poncho ci sono alcuni bottoni che permettono di aprire e chiudere il poncho stesso in modo da poter raffrescare un attimo o stare comunque totalmente chiusi e coperti. I bordi di questo prodotto sono completamente sagomati in maniera irregolare, appositamente per spezzare ancora di più la sagoma. Passiamo quindi ora ai lati negativi di questo poncho, che sostanzialmente è uno solamente. A me ha dato molte difficoltà e molto fastidio la forma stessa del poncho, che ha questa parte frontale che scende verso i piedi a punta, e molto spesso durante i test e le prove mi è capitato di inciampare, prenderci dentro, impigliarmi. L'ho trovato molto fastidioso. Ovviamente hanno pensato anche a un modo per rimediare a questa forma un po' così particolare. Infatti qui nella parte frontale c'è questo forellino che, una volta alzato e abbottonato nei bottoni di cui vi parlavo prima, alza tutta la parte frontale del poncho e quindi non dà più fastidio nella camminata. È presente questo piccolo foro per il bottone anche nella parte posteriore, in caso ci fosse la necessità di alzare anche la parte posteriore. Io avrei fatto in un altro modo, perché l'ho trovato macchinoso e abbastanza fastidioso come soluzione a questo problema, chiamiamolo. Bene amici, detto questo il video è finito.
Io spero di portarvi altri prodotti Phantom Leaf qui sul canale. Fatemi sapere nei commenti cosa vi è sembrato e se magari ne avete anche visto qualcuno in campo. E detto questo, noi ci rivediamo ad un prossimo video.